Ciao ciurma e benvenuti dallo youtuber più veloce del mondo. Oggi, insolitamente, voglio parlare del primo Spider-Man di Sam Raimi del 2002, di cui purtroppo nel corso del tempo non ho mai avuto la possibilità di discutere sul mio canale. Sigla e poi iniziamo. Dunque, quando vidi per la prima volta Spider-Man Homecoming a giugno o a luglio, ora non ricordo precisamente, lo vidi addirittura due volte al cinema, ne rimasi parecchio sorpreso e lo ritenevo una gran pellicola. Successivamente poi ho cambiato radicalmente la mia opinione. E no, non sono un ipocrita, più che altro ho cambiato la mia opinione nel corso del tempo, aumentando anche un pochino la mia cultura cinematografica e la mia cultura nel mondo pop. Per tale ragione ho rivalutato Homecoming facendoci anche una recensione scritta relativa al mio rewatch su Facebook, per l'appunto, trovate la mia pagina in descrizione. Ma oggi non parliamo di questo, l'ho citato semplicemente per dirvi che se fino a poco tempo fa ero titubante sulla scelta di quale fosse secondo me il miglior film di Spider-Man, o meglio la miglior trasposizione, ecco, devo dire che adesso sono convinto che sia quella di Raimi. Partiamo da qualcosa che è assolutamente essenziale, che troppo spesso, purtroppo, stranamente viene trascurata, ovvero la recitazione. La recitazione in questo film secondo me è ad altissimi livelli, è vero, Maguire è eccessivamente espressivo, in alcune occasioni risulta irrealistico, perché nella vita di tutti i giorni generalmente il nostro volto non è che sia una maschera come quella appunto di Maguire, che tende a spalancare gli occhi costantemente, ad esagerare appunto con le espressioni. Ma in quel personaggio, nei panni di quel personaggio che di fatti sta vedendo completamente rivoluzionata la sua esistenza, un attore del genere che ha quell'atteggiamento stralunato, che riesce sia nella vita reale che quando interpreta un personaggio, ecco, secondo me è più che perfetto. Quindi nonostante non sia a mio parere un attore favoloso, ha veramente fatto un ottimo lavoro nella parte di Spider-Man. Le mie congratulazioni vanno poi a Kirsten Dunst, ha fatto tante opere successivamente, anche se molte sono state trascurate purtroppo, e secondo me è un'attrice che vale tanto. Interpreta bene la parte di Mary Jane, non ha quella verve che possiede nei fumetti, ecco, ma riesce a comunicare con lo sguardo quello che non dice con le parole. Ci riesce veramente, provocante, nonostante sia molto dolce invece quando comunica con il prossimo. Riuscire perfettamente a immedesimarsi in un personaggio complesso, che sicuramente non è totalmente quello dei fumetti, ecco, era un'opera ardua. Lei si è riuscita veramente bene e riesce anche a dotare le scene di quel romanticismo forte che era necessario in una pellicola di questo genere. Anche Franco ha fatto un buon lavoro, ma l'attore che mi ha stupito maggiormente è Willem Dafoe. Ora interpreta chiaramente Norman Osborn nella parte di Green Goblin ed è favoloso perché riesce ad interpretare due personaggi contemporaneamente, ovvero il diplomatico Norman Osborn, no? Uno scienziato di altissimo rango che ha un quantitativo di denaro smisurato, che si mostra sempre delicato nei confronti di chiunque gli sia di fronte, e al contempo Goblin, l'essere forse più grezzo che ci sia, ma anche più pianificatore, e riesce a interpretare contemporaneamente, in particolare nella scena dello specchio, in cui la parte positiva, ecco, del suo essere colloquia con il riflesso, la parte negativa, è impeccabile, credibilissimo, un'espressività perfetta. Poi c'è un doppiatore pannofino, se non vado errato, che funziona in maniera strepitosa su di lui, quindi anche dal punto di vista della trasposizione italiana è un lavoro favoloso su questo carattere, un attore veramente fantastico, e credo che la scena dello specchio per l'appunto sia una delle migliori in assoluto, non solo nel mondo dei cinecomic, degli ultimi tempi, una scena che mostra cosa vuol dire recitare. Appunto, lo Spider-Man è di Raimi, e Raimi è un regista favoloso, d'accordo? Non c'è bisogno qui di stare a sottolineare i capolavori che ha prodotto, ecco, per me anche questo lo è a tutti gli effetti, quantomeno dal punto di vista visivo, una regia che era rivoluzionaria a quei tempi, una fotografia spettacolare che rende super realisticamente le atmosfere di New York, riesce al massimo, sembra veramente di essere all'interno dello schermo, e questo senza che ci sia un 3D di merda a fare appunto da filtro, no, ti senti coinvolto, perché il regista sa come posizionare la macchina da presa, e c'è un particolare, che neppure tale è, lo definisco io in maniera non corretta tale, che ad alcuni sfugge, ecco, anche in maniera un po' ironica,
che è appunto l'utilizzo dei primi piani. In molti film moderni questi vengono a mancare e ai più piace, ritengono che sia una scelta stilistica azzeccata. La mia opinione è del tutto differente, perché hai la necessità di comprendere che emozioni sta provando il protagonista, l'individuo, il personaggio, e per tale ragione devo vedere da vicino il suo volto il più spesso possibile, o meglio, senza che se ne faccia abuso, ma nelle situazioni in cui è necessario che io mi renda conto di cosa sta provando, per l'appunto il carattere. Raimi riesce veramente a posizionare la macchina dove deve posizionarla in ogni esatto momento. Non ne sbaglia una. Il montaggio a tratti forse è un po' frenetico, ma è doveroso, perché mancando effetti speciali come quelli moderni, a volte anche nei combattimenti, per far risultare tutto più realistico, c'è necessità appunto di rendere più rapido il montaggio, quindi di rendere più rapida la pellicola in fase montaggio. Ma devo dire che anche gli effetti per quel tempo sono di un buon livello. Ce ne sono alcuni che ancora oggi sono invidiabili, ecco, per tante pellicole che di fatti hanno budget decisamente maggiori di quelli che al tempo, di quello che al tempo fu utilizzato per Spider-Man. Magari non sono tantissime, ma ci sono, ecco. Quindi i miei complimenti a tutto il comparto tecnico, per l'appunto, ma dietro un regista come Raimi non può che esserci un lavoro del genere. Il background poi, che è veramente di alto livello. Differentemente da Homecoming, noi sappiamo chi è Peter Parker, che erano i suoi genitori, sappiamo ancora meglio che è lo zio Ben e qual è il suo rapporto con zia May, il suo rapporto con Peter. Veramente viviamo la nascita di Spider-Man lentamente, in tutto e per tutto, con i vari costumi che indossa, e comprendiamo la lezione più importante: da grandi poteri derivano grandi responsabilità, che è uno dei messaggi più importanti che mi porto dietro sin da bambino. Perché? Perché hanno veramente mostrato tutto il percorso che Spider-Man ha fatto da quando è nato a quando si è consacrato. Ora, è chiaro che in Homecoming non dovevano fare questo, ma non c'è stato neppure un accenno decente. Purtroppo è totalmente dimenticato il background. Alcune cose sono fatte ancora meglio in Amazing, se vogliamo, a livello di background, ma qui c'è tanto quanto è necessario per poter comprendere ciò che accade. Non è fondamentale per forza sapere come sono morti i genitori di Peter per filo e per segno, no? Però è chiaro che sia successo questo, e questo basta ed avanza. Spesso quello che ci mostrano è più con le azioni che con le semplici parole. Trama a volte è lenta, ma quando deve esserlo, è ricca di dialoghi nella fase iniziale, per l'appunto per farci comprendere i rapporti tra i personaggi. Inquadriamo subito Peter, che è bullizzato, che è preso di mira da tutti, ma che è un genio scolastico, che è qualcuno fuori dalla norma, ecco, con un intelletto favoloso, e che vorrebbe fare tanto, che ce l'ha nel cuore, che è destinato a quel ruolo, no? E questo lo comprendiamo proprio da ciò che dice, da come osserva, dalla lentezza che alcune volte, fortuna, il film utilizza. Che altro, se volevo trovare un difetto, è che nella fase anche finale, nella parte finale dello svolgimento, ecco, ci sono troppi combattimenti, forse. E questo toglie appunto il tempo a quei dialoghi che sarebbero dovuti essere un tantino di più in quella fase, rendendo il tutto leggermente più teen di quanto sarebbe dovuto essere. Il film non è teen, assolutamente no, ma se ha una venatura teen è proprio lì, nei troppi combattimenti nella fase dello svolgimento. Va bene anche questo, ecco, ci sta, perché serve a cattivare i più piccoli, che sia chiaro, i combattimenti dovevano esserci, nella fase finale soprattutto, ma quello finale per esempio per me è favoloso, ecco, ed anche lo sguardo che dà Harry a Peter. Ma manca un attimino, per come la vedo io, un minimo, appunto, lo ripeto ancora, di dialogo in più nella fase finale dello sviluppo stesso. Non ho molto altro da dire, perché sostanzialmente è una pellicola che secondo me si classifica come una delle 3-4 migliori in assoluto, compreso il secondo Spider-Man, all'interno dei cinecomic, del mondo dei cinecomic in generale, compresi quelli moderni. Fa qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima, senza cadere mai nei cliché, senza diventare banale, e anche se ha un quasi trentenne, quanto ne aveva lui come protagonista, sembra un ragazzino. Film quindi che si merita un 8,5 pieno totalmente, che supera a tratti anche l'intrattenimento, perché dà dei messaggi importanti, diventa romantico quando deve esserlo, profondo, fa notare quanto sia importante fare le scelte giuste o noi stessi potremo pagarne le conseguenze, anche quando possiamo fermare qualcuno che fa qualcosa di sbagliato e non lo facciamo, ecco. È più complesso di quello che sembra, ma è un filmone. Per me è il miglior film di Spider-Man assieme al secondo, quindi diciamo questa trilogia di Raimi, la posizione di Raimi al momento la migliore in assoluto. Non ho ribrezzo nei confronti di The Amazing, che per me è veramente un bel film, il primo, il secondo già meno, anche se mi è piaciuto. Di certo apprezzo anche Homecoming, ma sono film, veramente Homecoming, un po' più vicini ai teenager, ecco. Mentre Raimi
ha coinvolto anche mia madre, e l'altra volta fissa lo schermo e voleva vedersi il secondo, e a lei non piacciono i supereroi. Quindi è un esempio chiave, credo questo. Vi ringrazio per la pazienza. In descrizione ci sono le donazioni, se volete donare, come ho detto spesso, le donazioni verranno lette poi in live, sono utilizzate unicamente per migliorare qualità audio e video del canale. Ci sono poi link della pagina e canale dei Time Titans, e anche della mia pagina Facebook, su cui c'è appunto quella recensione del rewatch parziale quantomeno di Homecoming. Grazie ancora per la pazienza, se volete lasciate un like e iscrivetevi al canale. Sigla finale. Oh, che sventola di pubblico, mi sento già stranito, la vita di prima mi puzza di vecchio. Sapete adesso, gente, che dovete fare? Iscrivetevi al canale e poi anche commentare.